nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico pull che io ho deciso di chiamare pull soft. Questo perché il filato che ho utilizzato si chiama Microsoft ed è della lana Mondial. È un gomitolone da 100 grammi che misura 220 metri. Io l'ho lavorato con l'uncetto il numero 5 ed è 100% microfibra. Sul mio sito www.filatielsa, di cui vi lascio anche il link in descrizione, lo trovate in offerta a 3 euro. Ci sono tantissimi colori. Dalla telecamera questo sembra un blu, ma in realtà è un ottanio, e vi dico che il codice che ho usato io è il 308, ma ci sono veramente tantissimi colori. Mi sembra che sono almeno 15, se non anche 18 colori, uno più bello dell'altra. Un altro colore che secondo me è fantastico per poter fare questo pull è questo qui, è un rosa, però non quello là a confetto, non un rosa, è più un rosa antico, e io lo adoro perché farebbe risultare il pull molto romantico. Però ripeto, ci sono tantissimi colori. Per quanto riguarda il quantitativo, io ho utilizzato 4 di questi gomitoli lavorando, come vi ho detto, con l'uncinetto del numero 5. Per una taglia M vi occorrono 5 gomitoli, per una taglia L 6 gomitoli. Mi raccomando, se volete fare le maniche più lunghe vi occorre un gomitolo in più. Anche se siete una taglia S, mi raccomando, un gomitolo in più, perché dell'ultimo gomitolo, ossia del quarto, a me me ne è avanzato molto poco, quindi non riuscirei a fare entrambe le maniche lunghe. Per quanto riguarda la lavorazione, è semplicissima. Per quanto si parte da sotto, andiamo a lavorare intorno, però da sotto, e andiamo a fare questo punto molto, diciamo, geometrico comunque, che sono due giri che vanno sempre ripetuti. Per le maniche invece ho optato per un punto diverso, per dare più movimento appunto a tutta la maglietta, quindi per non lavorare sempre lo stesso punto, perché magari lavorando sempre su solo due giri poi ci può essere un po' noioso. Quindi sempre due giri servono per fare questo punto della manica, ma come potete vedere è diverso. Però ripetiamo, è un punto semplicissimo, quindi non c'è niente di difficoltoso. L'unica cosa che dovete ben tenere a mente quando andate ad iniziare la lavorazione è di farlo molto largo, perché adesso qui non sembra dalla telecamera, ma vi assicuro che a me va molto largo, e questo mi ha permesso, una volta che sono andata a cucire la parte dietro e la parte avanti, di poter avere però il collo che mi cade su una spalla, e quindi avere questa versione monospalla che io trovo molto sexy per l'autunno, quindi è perfetto per utilizzarla questa maglia in autunno. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi come sempre le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferrozzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che sul sito trovate anche acquistabile il PDF, che verrà messo in omaggio invece per chi acquisterà il filato. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della lana Mondial linea Microsoft, che è questo gomitolone da 100 grammi che è 100% microfibra. Lavorerò con l'uncinetto il numero 5 e io ho montato 108 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 8, scusate, un multiplo di 6, mi raccomando, per le taglie più grandi. Allora dovete calcolare la vostra larghezza fianchi o seno, a seconda di cosa avete più grande, e aumentarlo di almeno altri 6, se non anche 8 centimetri. Questo perché ci aiuterà, quando andremo a cucire le spalle, ad avere uno scolo abbastanza largo da fare in modo che la maglia cada da un lato e quindi che ci lasci una spalla scoperta. Quindi mi raccomando, in base alle catenelle che mettete solitamente, andate ad aumentare in modo tale da superare la circonferenza che fate normalmente di almeno 6-8 centimetri. Motivo per cui, nonostante io stia lavorando col numero 5, sono andata a montare ben 108 catenelle. Un'altra considerazione che vi faccio è di fare le catenelle con un uncinetto di mezza misura più grande. Quindi io adesso lavorerò con il 5, ma la catenella iniziale l'ho montata col 5 e mezzo. Questo vi permetterà di avere la parte inferiore ancora più larga. Detto ciò, una volta fatte le catenelle possiamo andare a fare il nostro primo giro e lavorare con l'uncinetto il numero 5, e andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare altre due maglie alte. Una, due. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte non chiuse. Quindi una, due e tre. Le chiudo insieme.
Catenella di separazione, prendo il filo, salto 2 catenelle e ricomincio da capo e di nuovo da fare 2 maglie alte nella stessa catenella di base, quindi una, due. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro, altre 2 maglie alte, una, due. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo a fare 3 maglie alte non chiuse. Una, due, tre. Chiudo insieme le 3 maglie alte. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Si saltano 2 catenelle e di nuovo andiamo a fare 2 maglie alte nella stessa maglia di base. Catenella di separazione. Rientriamo altre 2 maglie alte. Saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse. 2 e 3 e le chiudiamo insieme. Andiamo avanti così per tutto il primo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare col secondo. Ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme e la catenella di separazione, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e faccio una maglia bassissima. Secondo giro con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro, altre 2 maglie alte. Prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella subito dopo le 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, torno indietro, vado tra il ventaglio e il gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta sul davanti. Ho ottenuto così 2 maglie alte incrociate e si ricomincia da capo. Entro nell'archetto di una catenella e vado a fare le mie 2 maglie alte. Una, due, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Una, due. Prendo il filo, vado dopo il gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, torno indietro, entro tra il ventaglio e il gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta. Ho realizzato di nuovo così le mie 2 maglie alte incrociate. Facciamo un'ultima volta insieme. Vado nell'archetto di una catenella e vado a fare 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Prendo il filo, vado subito dopo le 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, torno indietro, quindi entro tra il ventaglio e il gruppo di 3 maglie alte, vado a fare una maglia alta. Benissimo, devo continuare questo per tutto il secondo giro. Ripeteremo poi il primo giro, quindi faremo sempre primo e secondo giro. Io vi farò rivedere come fare il primo giro, visto che abbiamo una base diversa. Però nel frattempo andiamo a fare normalmente il nostro secondo giro. Allora, sto per terminare anche il secondo giro. Ho fatto le 2 maglie alte incrociate, entro nella terza catenella e vado a chiudere la lavorazione. Quindi questa è la nostra lavorazione, i 2 giri che andranno sempre ripetuti. Vi faccio rivedere come fare il primo. Con delle maglie bassissime ci portiamo all'interno dell'archetto di una catenella e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientriamo un'altra maglia alta, catenella di separazione, entriamo dentro l'archetto e andiamo a fare 2 maglie alte. Una, due. Prendiamo il filo, andiamo nell'archetto di una catenella del gruppo delle 2 maglie alte incrociate e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte non chiuse, quindi una, due e tre. E le chiudiamo insieme, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi andiamo a fare il nostro ventaglio. 2 maglie alte, catenelle, rientriamo, altre 2 maglie alte. E poi di nuovo, scusatemi, devo tirare un po' di filo.
prendiamo il filo, andiamo nell'archetto di una catenella del ventaglio e andiamo a fare, scusate, le due maglie alte chiuse insieme, andiamo a fare le nostre 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme, catenella di separazione. Quindi si procede e si continua a lavorare in questa maniera fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Io vi dirò quante volte ho ripetuto i due motivi. Dunque, io ho terminato la parte sotto della mia maglia, ho ripetuto il motivo per 12 volte, quindi ho ripetuto i due giri per 12 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro. Mi raccomando, qualsiasi taglia siate, fate lo stesso, andate sempre a ripetere prima mettere i marcatori il primo giro del motivo, altrimenti adesso che andremo a lavorare in giri di andata e ritorno, le maglie incrociate vi verrebbero dalla parte opposta a cui invece sono fatte adesso. Per farvi capire, vedete, avendo lavorato in tondo io ho sempre il giro, le maglie alte incrociate dal lato che va dal basso del destro in alto a sinistra. Se invece adesso andate a mettere i marcatori dopo il secondo giro, quindi quando poi dovrete fare i giri di andata e ritorno dal primo giro e andate a fare poi il secondo giro con l'incrocio, non vi verrà più in questa direzione ma nella direzione opposta. Quindi dobbiamo iniziare direttamente già col secondo giro in modo tale da avere la direzione giusta dell'incrocio. E infatti ve lo faccio vedere subito. Ah, un'ultima cosa, scusate, prima di farvelo vedere, per quanto riguarda i marcatori, io ho contato le strisce di ventagli e ne ho messe 9 avanti e 9 dietro, questi sono i ventagli. Se ne avete dispari, mi raccomando, quello dispari va sempre sul davanti, perché davanti abbiamo il seno, quindi la maglia tira di più, quindi magari se ne avete un motivo in più, 10 davanti, 9 dietro, oppure 10 dietro, 11 davanti, quindi mi raccomando, quello in più va sempre sul davanti. Bene, quindi possiamo andare a fare il nostro secondo giro e la lavoreremo in giri di andata e ritorno, i nostri due giri. Quindi con delle maglie bassissime andiamo all'interno dell'archetto e andiamo a fare nuovamente il nostro ventaglio. 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una seconda maglia alta, catenella, rientriamo, altre 2 maglie alte. Andiamo dove abbiamo il nostro nocciolina, chiamiamolo così, facciamo una maglia alta, catenella, rientriamo dal lato opposto e facciamo un'altra maglia alta. E vedete, ho la stessa direzione che ho qua sotto. Quindi vado a lavorare normalmente il mio giro fino ad arrivare al marcatore e poi vi farò vedere come fare il giro, di nuovo il nostro, in questo caso, primo giro, perché noi qui stiamo comunque facendo il secondo giro del motivo. Quindi continuo a lavorare e vi farò vedere come terminare e iniziare il giro successivo. Quindi sto per arrivare dove ho il mio marcatore, vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Ci giriamo con la lavorazione, quindi andiamo a fare il prossimo giro. Di nuovo con delle maglie bassissime andiamo all'interno dell'archetto di una catenella e andiamo a fare le nostre 3 catenelle, 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro e altre 2 maglie alte, 1, 2. E poi andiamo qui nell'archetto di una catenella e facciamo la nostra nocciolina, quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme e ricominciamo da capo. Quindi normalmente questi sono i giri che dobbiamo fare fino ad arrivare all'altezza delle spalle. In questa maniera, come vi ho detto, abbiamo sempre il nostro incrocio che va nella stessa direzione. Faremo la stessa cosa dietro e poi vi farò vedere come andare a cucire e come fare le maniche. Allora, ho ripetuto i due giri, il secondo e il primo, per un totale di 5 volte, quindi il motivo l'ho ripetuto 5 volte, i due giri in totale quindi sono 10 e sono andata a cucire le spalle, perché ho fatto la stessa cosa anche dietro, sono andata a cucire le spalle per circa 7 centimetri, diciamo per due motivi, vedete, diciamo due motivi, per due strisce di ventagli, sia da quest'altra parte che da quest'altra parte. Adesso possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica lavoreremo sempre con l'uncinetto numero 5, ma cambieremo punto per dare un po' di vivacità a questa maglia. Quindi mi aggancio sotto
dove ho il mio gruppo di 3 maglie alte chiusi insieme, vado dopo il gruppo, ops, scusatemi, e vado a fare 3 catenelle che sono sta mia prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, torno prima del mio gruppo di 3 maglie alte, vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, vado qui dove ho le 3 maglie alte, quindi qui, scusatemi, le 3 catenelle orizzontali, vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, torno indietro qui dove ho queste 2 maglie alte e vado a fare una maglia alta. Devo fare questo per tutto il giro, quindi vado qui dove ho la fine delle mie maglie alte e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, torno indietro qui nel foro e vado a fare un'altra maglia alta. E di nuovo vado dove ho la fine delle mie maglie alte, catenella di separazione, vado nel foro e vado a fare una maglia alta. E continuo così, quindi per tutto il giro fino a chiuderlo. Vi farò vedere come chiuderlo e come andare a fare poi il secondo giro. Naturalmente vi dirò alla fine quante maglie incrociate, gruppo di maglie incrociate sono andata a fare, perché va a finire che mi viene troppo largo, quindi stringerò un pochettino, magari andando a farle un po' più distanti. Però per adesso continuo a lavorare in questa maniera. E ci vediamo dopo per terminare il giro e iniziare poi quello successivo. Allora, ho un totale di 12 gruppi di maglie incrociate, quindi entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro con una maglia bassa mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare le mie 3 maglie alte chiuse insieme, quindi 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, chiudo insieme, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo di una catenella e ricomincio da capo, quindi entro nelle 2 maglie alte incrociate e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, una, due, tre. E le chiudo insieme, catenella di separazione, archetto di una catenella successiva e di nuovo 3 maglie alte non chiuse. E le chiudiamo insieme, catenella di separazione e di nuovo 3 maglie alte non chiuse. Le chiudiamo insieme, catenella di separazione. E continuiamo così, quindi per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare, come iniziare a fare poi il primo giro, dato che avremo una base diversa rispetto a prima. Quindi continuo così per tutto il mio secondo giro. Ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme e la catenella di separazione. Vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassissima. E adesso si ricomincia dal primo giro, che come vi ho detto abbiamo una base diversa. Quindi con una maglia bassissima ci portiamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, torno indietro, quindi entro nell'archetto prima della chiusura. E vado a fare una maglia alta e continuiamo. Vado, questo è il secondo gruppo, vado su dopo il secondo gruppo, maglia alta, catenella di separazione, torno indietro e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, terzo gruppo di maglia alta, vado subito dopo, maglia alta, catenella di separazione, torno indietro e vado a fare una maglia alta. Quindi questi sono i 2 giri che dovremmo andare a fare per tutta la manica. Io ho deciso di fare una manica a 3/4, quindi non farò una manica lunga. Vi dirò quante volte ho ripetuto questi 2 giri.